Sul posto è intervenuto il gommone della Guardia Costiera di Trapani, coadiuvato dal personale di terra. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Paceco ed il personale del WWF, ente gestore della riserva delle saline di Trapani e Paceco. L'intervento di rimozione dei corpi morti usati per l'ormeggio delle imbarcazioni e delle reti da pesca, sempre in mare, è stato sollecitato proprio dal WWF, con l'obiettivo di preservare il tratto di costa dove è presente la possibilità. Ci troviamo all'interno della riserva, lungo il litorale. Oggi viene fatta un'attività in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Trapani e con la Polizia Municipale di Paceco, ma è in realtà una prosecuzione di un intervento iniziato tanti anni fa per la rimozione degli ormeggi abusivi lungo il litorale prospiciente la riserva e delle reti. Quindi oggi continuiamo a togliere gli ormeggi abusivi, continueremo anche in futuro. Quello che vogliamo far comprendere ai cittadini è che l'intervento viene fatto per proteggere la prateria di posidonia oceanica che si trova lungo il litorale antistante la riserva. La posidonia oceanica non è un'alga, come molti credono, ma è una pianta che ha un ruolo importantissimo in quanto cattura l'anidride carbonica e rilascia ossigeno. È un luogo dove i pesci si vanno a riprodurre, dove si trovano nutrimento e soprattutto ha anche un ruolo importantissimo per contrastare il moto ondoso lungo la costa e quindi di prevenzione dall'erosione costiera. Questa pianta, che è una specie endemica del Mediterraneo, vive soltanto nel Mediterraneo, ha tante funzioni, dall'ossigenazione delle acque costiere, cattura l'anidride carbonica e rilascia ossigeno, ha un'azione di protezione, della costa dall'erosione costiera, è un luogo dove i pesci si vanno a riprodurre e ad alimentarsi. È una pianta protetta dalle normative comunitarie e internazionali. Purtroppo, la prateria di posidonia oceanica in tutto il Mediterraneo è in uno stato di regressione e questo è dovuto all'azione dell'uomo. Per esempio, uno dei fattori che distrugge la posidonia è l'ancoraggio delle barche che strappano le piante.